Eccoci qui, lui è il nuovo Honor Magic Book da 14 pollici. Si tratta del primo notebook lanciato ufficialmente in Italia dal produttore cinese strettamente imparentato con Huawei. E proprio questa parentela ha fatto sì che questo Magic Book risulti un prodotto particolarmente interessante. Perché? Beh, perché conserva tutte le buone caratteristiche di quello che potremmo definire il suo gemello, abbinandoci però un prezzo un pochino più basso. Ma non perdiamoci in altre chiacchiere e scopriamolo meglio insieme. Inizio come sempre parlandovi dell'aspetto estetico, ovviamente anche del design e dei materiali. La prima sensazione che avete quando lo tirate fuori dalla scatola è quella di avere tra le mani un notebook di una fascia indubbiamente più alta rispetto a quello che è poi il suo vero prezzo. Esteticamente le uniche differenze rispetto a MateBook T 2020 sono il logo Honor al posto di quello Huawei e il piacevolissimo profilo azzurro intorno al pannello di metallo che protegge il display, un dettaglio che lo differenzia e lo rende un pochino più giovane, ecco, diciamo così. Il fatto che assomigli così tanto al suo stretto parente non è un male, anzi, proprio grazie a questo restano intatte tutte le caratteristiche di robustezza della costruzione, con una scocca che è realizzata interamente in materiale metallico, bella rigida in tutte le sue parti e con delle cerniere che offrono una resistenza tale da non permettere al display di traballare quando lo usiamo appoggiato alle ginocchia, magari in movimento su un treno. Non si apre con una sola mano, ma il pannello si sdraia completamente sul tavolo, un di più certo, ma comunque comodo per condividere i contenuti con chi ci troviamo di fronte o se vogliamo ad esempio utilizzare il notebook stando in piedi sulla scrivania. Ottima la tastiera che offre dei keycaps di giuste dimensioni, correttamente spaziati, con una corsa breve, ma che necessita di un pochino di forza in più rispetto al solito per l'attivazione e produce un click ben distinguibile, caratteristica fondamentale per capire esattamente quando abbiamo premuto il tasto. Si tratta di una delle tastiere con cui mi abituo a scrivere più velocemente senza commettere troppi errori ed è probabilmente una delle migliori in questa categoria di prezzo. C'è il lettore per il riconoscimento delle impronte in alto a destra inserito all'interno del tasto accensione. Si tratta di un lettore veloce e preciso che sblocca sempre molto rapidamente il notebook permettendoci così di accedere con Windows Hello in maniera sicura e rapida al sistema. Il touchpad non è enorme, si poteva forse rosicchiare qualche millimetro ancora, ma resta comunque usabilissimo. Le dita scorrono bene, il tocco è preciso e anche il click di selezione è ben distinto. Ovviamente possiamo sfruttare i driver Microsoft Precision e tutte le gesture di sistema che vengono gestite senza problemi. Sufficiente la dotazione di porte, considerando soprattutto il form factor del prodotto. Sui due lati troviamo infatti distribuite due USB tipo A, una tipo C che sarà per lo più occupata dal connettore per la ricarica, un HDMI standard e il jack audio combo da 3,5 mm. Chiudo questo capitolo con una considerazione sulla webcam che a ulteriore conferma del fatto che qui la parentela con MateBook D è molto stretta, è stata inserita con il solito meccanismo pop-up sotto al tasto compreso tra F6 e F7. In questo modo si riesce a contenere le cornici del display, ma abbiamo questa inquadratura dal basso che è sempre poco gradevole e se dovesse capitare poi di scrivere durante una call, ad esempio, le dita vanno a coprire parte dell'inquadratura ed è abbastanza fastidioso. Veniamo quindi al display, che è un LCD da 14 pollici in diagonale con risoluzione Full HD. Si tratta di un pannello discreto, con un'ottima finitura opaca antiriflesso che svolge molto bene il suo lavoro e che ci permette di utilizzarlo senza problemi in interna, in tutte le situazioni, ma anche in esterna, diciamo meglio se in penombra. Sotto la luce del sole potremmo avere sicuramente qualche difficoltà in più. La luminosità massima non è infatti elevatissima. Abbiamo registrato un picco di 280 candele su metro quadro circa su tutto lo schermo, con un contrasto che arriva però fino a 1300:1. I colori non sono sempre saturi come vorremmo e infatti la copertura dello standard sRGB è solo del 65%, mentre i delta e medi per la scala di grigio e per i colori sono vicini al 4. Si potrebbe fare sicuramente meglio, ma resta un display sufficiente e assolutamente godibile nella stragrande maggioranza delle situazioni. E
Ed eccoci a parlare della piattaforma. Dentro a questo Magic Book abbiamo un processore AMD Ryzen 5 3500U con 8 GB di RAM e grafica Radeon Vega 8. Urge subito fare due considerazioni. Si tratta anzitutto dello stesso hardware usato in MateBook D, ma anche nel più recente MateBook 13, entrambi posizionati un pochino sopra Magic Book. Ed è vero, parliamo di una CPU che ha ormai più di un anno di vita e comincia a essere quindi sostituita dalla nuova generazione. Si poteva aspettare un pochino e uscire con un prodotto aggiornato? Forse sì, ma probabilmente avremmo avuto anche un prezzo più alto e per quello che è il costo di questo notebook, le prestazioni garantite da questo system on chip sono comunque più che buone. Se andiamo a vedere il risultato del nostro stress test, notiamo infatti che caricando al massimo tutti e quattro i core della CPU si riescono a tenere frequenze anche abbastanza elevate. La media dopo 10 minuti è di poco inferiore a 3 GHz, con temperature che restano sempre intorno ai 70 gradi e un TDP di circa 9-10 W. Si tratta di una messa a punto sicuramente abbastanza conservativa, si poteva forse osare qualcosa in più, ma qui si è preferito dare priorità alla stabilità del sistema e infatti anche aggiungendo carico sulla GPU integrata, il throttling porta ad abbassare le frequenze fino a circa 2 GHz senza però mai compromettere la stabilità del sistema, che resta pronto a rispondere ai comandi in ogni occasione. Si tratta di un comportamento del tutto analogo a quello di MateBook D, con cui questo Magic Book condivide del resto anche il target di riferimento. Siamo di fronte ad un prodotto adatto a chi utilizza il notebook per navigare, gestire la mail, scrivere, guardare video in streaming e lavorare con la suite Office o comunque con alternative simili. Ci si può spingere anche un pochino oltre. Il fotoritocco a livello base viene gestito abbastanza bene e anche il montaggio video, meglio se in Full HD, non dà grossi problemi. Dovete solo avere poi un po' di pazienza, anzi un bel po' in fase di render. Insomma, una bella macchinetta a tutto fare con cui magari sostituire il datato desktop di casa. Ci possiamo giocare? Dipende dai titoli e dal vostro livello. Diciamo che grazie alla Vega 8, scendendo a compromessi sia per la risoluzione che per il dettaglio grafico, molti giochi girano a frame rate decenti. Io ad esempio ho fatto girare F1 2018 in 720p con dettaglio medio senza troppi problemi e anche Overwatch in Full HD con dettaglio basso è giocabilissimo. Da qui ovviamente a considerare Magic Book una macchina da gaming ce ne vuole. Diciamo che per qualche sporadico minuto di svago va più che bene, ma andare oltre è sconsigliato. A ulteriore dimostrazione della strettissima parentela con i prodotti Huawei, anche qui troviamo l'assurdo partizionamento del disco che vi lascia all'avvio soltanto 40 GB disponibili sulla partizione principale dell'SSD da 256 GB. Un SSD Samsung con velocità di lettura e scrittura di 1800 e 1500 MB al secondo, che è anche l'unico elemento sostituibile o comunque aggiornabile di tutto l'hardware. La prima cosa da fare quando accendete questo Magic Book è quindi quello di unire le due partizioni in una unica e vi lascio le istruzioni per fare questa operazione nella recensione che è linkata qui sotto. Spendo poi due parole sul software, ma non parlo tanto di Windows quanto del PC Manager installato qui come sui prodotti Huawei. Si tratta di un programma di ottimizzazione che ho molto apprezzato fondamentalmente per due motivi. Il primo è che funziona sempre senza appesantire il sistema. Il secondo è che permette di tenere aggiornati i driver e il BIOS in maniera semplicissima. C'è poi anche l'Honor Magic Link, ovvero la versione ribrandizzata del Huawei Share One App, che permette di fare il mirroring del proprio smartphone Huawei o Honor e di scambiare i file con esso in maniera semplice e rapida. Basta davvero un tocco, il pairing avviene tramite NFC e poi il trasferimento via Wi-Fi Direct. Ho provato anche a avviare una live Ubuntu da USB e tutto sembra girare senza problemi. Le periferiche vengono riconosciute e sia il Wi-Fi che il Bluetooth funzionano come dovrebbero. Bisogna probabilmente smanettare un pochino di più per far funzionare anche il lettore di impronte e ovviamente non funziona il Magic Link. Chiudiamo parlando di autonomia. La batteria dentro a questo Magic Book è da 56 watt/ora. Non è enorme, ma resta in grado di garantirci fino a 8 ore di utilizzo lavorativo, un utilizzo fatto principalmente di navigazione, videoscrittura e un pochino di fotoritocco. In riproduzione video si superano le 9 ore, mentre a pieno carico difficilmente andremo oltre le 2 ore di uso. Il caricatore in confezione è molto compatto, poco più grande di quello di uno smartphone e carica completamente il notebook in standby in circa un'ora.
c'è la ricarica rapida che permette di arrivare al 50% in soli 30 minuti. Siamo quindi giunti al momento di tirare le somme e diciamo che non è mai stato così semplice. Considerando tutto, infatti, questo Magic Book è la copia esatta di MateBook D, con l'unica differenza che quest'ultimo offre un SSD un pochino più grande, da 512 GB. Il prezzo è però più basso, parliamo di 599 euro, e fino a martedì potete sfruttare una promo che vi permette di ricevere in omaggio il Magic Watch 2 del valore di 179 euro. Quindi, se già MateBook D14 può essere considerato uno dei migliori prodotti in questa fascia di prezzo, è inutile che vi dica che questo Magic Book lo è allo stesso modo, se non di più. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un bel like qui sotto. In descrizione, come vi ho detto prima, c'è il link che vi porta alla recensione completa che ho appena pubblicato su HDBlog. Mi raccomando, lasciate un bel like, attivate le notifiche e iscrivetevi al canale. Ciao!